Ditta Guidi, i professionisti nei settori imbiancature, decorazioni, restauro soffitti affrescati, montaggio parati, restauro fabbricati storici e moderni, servizio di muratura, velature a calce naturale tutti i colori, per una casa a chiavi in mano. La Ditta Guidi vanta importanti interventi di restauro in chiese, palazzi storici, case prestigiose. Rivolgetevi a noi con fiducia, contattateci per un preventivo gratuito. Ditta Guidi è sponsor ufficiale del Pisa Sporting Club. Buonasera mister, ti chiedo subito, l'altra volta tu hai detto vado a casa non contento, ti chiedo come vai a casa oggi, visto che è arrivato un pareggio anche oggi, però scusate, una cosa un po' diversa, no? Perché giocavamo tanto contro una squadra che in trasferta è fortissima, che è quarta in classifica, come vai a casa oggi? Buone, in primis l'attitudine, in primis la voglia appunto di determinare un po' tutte le fasi di gioco. Siamo stati bravi a non concedere nessun tipo di transizione, siamo stati compatti e abbiamo creato diverse situazioni per vincerla. C'è un po' di rammarico perché con un po' più di cattiveria, un po' più anche di qualità probabilmente potevamo vincerla. Ci sono degli episodi dubbi che ci condannano ancora una volta, però davanti abbiamo una squadra molto forte, quindi è un punto che ci prendiamo. Ti chiedo prima poi di passare ai colleghi, proprio hai citato te gli episodi, quello avete chiesto il rigore nel primo tempo sul contatto con Ravalelli, Valotti se non sbaglio in area, poi tante ammonizioni, insomma tante cose che non vi sono piaciute, che insomma, no, che sai, giudizio? Sai, noi ci siamo rimasti scottati diverse volte appunto per questi tipi di episodi, e quindi poi questi episodi ti indirizzano la gara, ti indirizzano i punti, ti indirizzano un po' l'umore della partita stessa e delle conseguenze che porta la partita. E io credo che su Valotti ci poteva stare un rigore, però non è stato dato e non ne facciamo una tragedia, ma diciamo che è un episodio che ci poteva dare dei vantaggi e credo una munizione su un giocatore già ammonito che ci poteva stare nella seconda munizione. Mister, volevo chiederle prima se sapesse già qualcosa riguardo a Calabresi. E poi un'altra domanda è come voi gruppo squadra avete vissuto anche questa situazione ambientale dello stadio? Calabresi no, non lo so, adesso farà i suoi accertamenti e vediamo che tipo di entità ha questo infortunio. Per quanto riguarda lo stadio entriamo in delle dinamiche che non competono a me, è ovvio che a me personalmente dispiace non vedere il pubblico, una curva che comunque sia è un valore veramente importante di questa piazza, sono delle cose che personalmente appunto non mi piacciono. Mi auguro che tutto questo venga risolto al più presto, ma non posso entrare in merito perché non compete a me. Due domande invece, per quanto riguarda Beruatto, è stato un cambio dovuto magari dal cartellino oppure anche lui aveva magari una situazione di affaticamento di qualche tipo? Ti faccio questa. No, Beruatto stava bene, è stata una scelta sicuramente dettata dal cartellino e perché probabilmente anche magari volevamo sfruttare lo slot del primo tempo perché purtroppo avevamo fatto già un cambio prima e quindi un cambio lo volevo fare e ho pensato che quello fosse il cambio più corretto. Altra domanda riguarda Hermansson, ora mi è venuto in mente anche una terza. Ecco, Hermansson ha dato una prova solida in difesa, come ti è sembrato, era un po' che mancava dal campo. E l'altra domanda invece è Leverb, che purtroppo insomma c'è stato l'infortunio, se non abbiamo capito male, dopo, no? Durante la rifinitura, dopo la sua conferenza di ieri. Ecco, cosa ha di preciso il giocatore? No, Hermansson, bisogna fargli complimenti perché è un ragazzo che nonostante è stato chiamato in causa poco ultimamente, oggi ha dimostrato con i fatti e non con le chiacchiere di essere un giocatore importante per questa squadra, e quindi mi auguro che questo sia un punto di partenza per lui ma anche per tutti gli altri, perché poi è questo lo spirito che serve per affrontare le partite di una certa difficoltà come quella di oggi. Leverve sì, aveva un problemino, ma penso non sia niente di grave.
Due cose al volo. Ti chiedo intanto un giudizio, visto che si è parlato un po' dei singoli, un po' non si vedeva Barbiali, secondo me è entrato, visto che è entrato al posto di Belotto, è entrato nel modo giusto, secondo me. Poi ti chiedo una cosa sul discorso del play. Oggi abbiamo giocato praticamente senza il play, tra virgolette, puro, però insomma la squadra alla fine da quel punto di vista lì a centrocampo è andata bene, ha fatto quello insomma che volevi te nei confronti dei giocatori di qualità che ha la Cremonese. Sì, sì, per Barbieri vale lo stesso discorso di Hermansson, quindi bravo, anche lui oggi ha risposto con una prova convincente, ma non avevo dubbi, un ragazzo che si allena bene, che ha la testa giusta per affrontare poi questo tipo di percorso che ha iniziato, che ha dei momenti dove magari può essere meno contento, ma è un ragazzo con la mentalità corretta. Il fatto del play, sì, era un qualcosa che ci avevamo pensato, sicuramente ti va a mancare un po' più di ordine, un po' più di geometria, ma la vai a sopperire con un po' più di dinamismo che ci rendiamo conto è indispensabile. Credo che sia lui che Piccinini da questo punto di vista hanno fatto una buona partita, mi piacerebbe portarli a sbagliare meno, perché a volte sbagliamo delle cose secondo me facili. E quindi da questo punto di vista, se vogliamo alzare il livello sia di squadra che loro individuale, devono capire che appunto questo tipo di errore deve venir meno. Però credo che hanno fatto tutto sommato una buona partita. Marin ha avuto anche la febbre questa settimana, non si è mai fermato, è andato oltre le sue possibilità, e quindi ci vuole per giocare a calcio, ci vuole anche questo. Una cosa, se posso, proprio su quel dei troppi pallini sbagliati, che è vero che la squadra quando andava poi facendo una massa sulla entrata, soprattutto nel primo quarto d'ora ha perso i due palloni. Bisogna migliorare, non è la palla, mi viene in mente di Mlakara che dà al portiere lì, quello è un errore individuale. Gli errori li accettiamo perché fanno parte del gioco, e però poi andiamo a analizzare il concetto, se poi effettivamente quella palla era giusta o meno. Quindi ti dico, c'è qualcosa da migliorare per vincere le partite, perché ci sono state le opportunità per far male e non è successo, quindi è un dato, sia i mediani sia i giocatori più offensivi, a livello individuale tecnicamente possiamo fare qualcosina in più. Lo stesso Estevez, cioè, è un giocatore talmente forte che mi aspetto che determinate cose non le sbaglia, e quindi sono giocatori, alcuni giovani, alcuni meno giovani, che devono capire che per alzare il livello devono migliorare subito e veloce questo tipo di aspetto. Bentornato. Grazie. Questa volta dal primo minuto ti volevo chiedere per l'appunto quanto hai aspettato questo ritorno in campo, come l'hai vissuto e se il cambio fosse dettato dal fatto che tu non ne avessi più o una scelta tecnica. No, io ti garantisco che stare fuori è dura. Poi per come avevo iniziato, che stavo trovando sempre la condizione migliore, quindi mi sentivo sempre meglio. La partita a Bari mi sentivo molto bene. E fare un infortunio così, poi sai, la paura che fosse più grave, però è sempre stato un infortunio abbastanza importante, mi ha tenuto fuori 2 mesi e quindi avevo voglia di tornare. Poi quando cominci, sai, a sentirti meglio, la voglia cresce e volevo far parte insomma della squadra e giocare con i ragazzi, dare una mano, perché al di là di tutto mi trovo molto bene, trovo bene con i compagni, con l'ambiente, con la dirigenza, col mister, con lo staff, insomma, quindi ci tenevo a tornare. Oggi sono tornato al primo minuto, il cambio è dettato un po' anche dalla mia condizione, era un po' insomma fare tutta avanti e indietro la fascia, il mister ci tiene a mettere tanta intensità, e quindi appena vedi che si cala un po', io avevo i crampi, giustamente ho fatto il cambio e ci stavo. Niente. Sì. Ti chiedo, abbiamo parlato prima anche un po' degli episodi di questa parte, soprattutto nel primo tempo, mi si è chiesto il rigore, ma anche forse un secondo giallo su di me. Su di te. Sì, sì, appunto, sì. Infatti, secondo me mi sembrava chiesto proprio su quello, per quello. Sì, sì, no, perché io arrivo prima sulla palla. E sento lui che mi prende da dietro, quindi mi intreccia tutte e due le gambe, mi butta a terra.
Il mio dubbio dal campo è che magari anche lui avesse toccato la palla e quindi che l'arbitro avesse giudicato contrasto, ma rivedendola lui non tocca per niente la palla. Io la tocco, la prendo con la suola, la fermo e lui da dietro mi prende, mi va a terra. Per me è secondo giallo. L'unica giustificazione che posso dare all'arbitro è che magari ha valutato che dopo un quarto d'ora buttare fuori un giocatore. Però se è doppio giallo, secondo me è doppio giallo. E sono episodi che comunque condizionano la partita. Perché se tu gli butti fuori un giocatore, ci dai rigore, non so se riescono a pareggiarla. E su un primo tempo dove loro, non mi ricordo se sono arrivati dentro l'area, no? E quindi un primo tempo fatto bene, secondo me finirlo in 10 o finirlo con un rigore magari segnato, secondo me cambia l'inerzia della partita, perché poi loro nel secondo tempo qualche occasione ce l'hanno avuta, soprattutto nel finale dove magari provi a spingere, dove sei più stanco. E magari perde una partita che secondo me avevamo fatto meglio di loro. Una squadra che viene da non so quanti risultati utili di fila, non so quante vittorie, 5 vittorie, 6 vittorie, 4, insomma, una squadra che ha costruita per vincere. E se tu non dico che gli aiuti, ci mancherebbe, questo no, però bisogna anche darci peso a questi episodi che a noi magari spostano tanto. Ti chiedo, siccome hai detto nel finale hanno avuto qualche occasione anche loro, però anche Pisa ha avuto le occasioni. No, certo, fino alla fine. Da quel punto di vista lì ti chiedo, insomma, è una squadra che, visto che insomma sei anche tutti i giorni sul campo, è una squadra che ha netto anche di tutte le difficoltà, oggi penso che abbia dato una risposta importante. No, assolutamente. A me è piaciuto proprio l'atteggiamento della squadra quando c'è stato da soffrire. Abbiamo sofferto tutti insieme, ci siamo messi lì, abbiamo difeso bene. Io credo abbiamo fatto un primo tempo veramente molto buono. Cioè, la percezione è che loro hanno avuto qualche situazione su degli errori nostri, dove degli errori di incostruzione nostri. Se no, loro, palla a loro, non ci hanno neanche impensierito. Poi dopo, è normale, alla lunga, qualche occasione, palla lunga, sporca, te la creano. Noi abbiamo avuto le occasioni per vincerla, diverse tra l'altro, ci è mancato qualcosina, però tra atteggiamento e la situazione tattica della partita, l'avversario, perché va pesato anche l'avversario che avevi di fronte, secondo me abbiamo fatto una prova positiva, ecco. Ti chiedo, siccome ho visto che spesso lo fai anche nelle prime partite, lo fai sempre nelle tue corde, vai anche un po' a cercare il pubblico, no? Quando parti in velocità, un po' si è chiesto anche al mister un po' l'effetto, insomma, di giocare in questo contesto con tutte, insomma, le motivazioni anche valide dei ragazzi che sono rimasti fuori. Però insomma, com'è stato un po' giocare in questa, allora, per le mie caratteristiche, ovviamente avere il pubblico che ti spinge, ti garantisco che è una carica in più, soprattutto questo tipo di pubblico che ha Pisa, perché è una piazza che, vi garantisco, ed avversario temi tra virgolette, no? il pubblico quando vieni qua, e ovviamente avercelo o non avercelo sposta. Sicuramente non entro nelle dinamiche perché non le conosco bene, perché non sono nessuno per giudicare, ti do solo un parere da me in campo, e ovviamente sentire la tribuna, la curva che ti spingono quando parto in velocità, ti garantisco che mi dà una carica in più, mi piace sentirli, ecco, è una roba che mi dà, mi gasa, no? È ovvio che averci più gente che ti aiuta è una cosa in più. Grazie a voi. Grazie. Congratulazioni per il risultato raggiunto delle 200 partite. Grazie. E ti volevo chiedere com'è stato il rientro in campo. Faccio tutte le domande insieme. Un commento sulla partita, e anche abbiamo chiesto sia ad Alessandro che al mister un tuo commento, anche perché sei il più esperto all'interno del gruppo squadra, sulla questione dello stadio e voi come l'avete vissuta. Allora, rientro emozionante come sempre, come ormai tutti questi, diciamo, scampoli di partita li vivo e come me li fanno vivere, più che altro, quindi grazie. La partita, ho visto una partita secondo me fatta bene, interpretata bene tutte e due le fasi, cosa che magari ci era mancato
nelle altre, quindi visto il valore dell'avversario, secondo me è un punto che ci deve far guardare il futuro in maniera molto ma molto positiva. E l'altra questione non lo so adesso, noi ci concentriamo sempre sul campo, sono dinamiche interne o comunque che fai fatica a fare un commento comunque su, non avendo tanti dati alla mano, quindi non saprei risponderti. Cosa manca ancora al Pisa per fare il salto di qualità, anche se oggi sono arrivate comunque, cioè c'è stata più solidità difensiva, c'è stato un maggior carattere, più veemenza anche nel proporsi in avanti, ecco, cosa c'è, tu cosa senti che può mancare ancora? Manca quella continuità e quella, diciamo, devo dire, quella lucidità barra leggerezza che ti dà una volta arrivato a questo punto, che ti dà i risultati, quindi di andare quella lucidità che ti permette di andare a determinare e vincere le partite. Secondo me, visto oggi, secondo me siamo arrivati, o comunque il lavoro che è stato fatto sugli errori delle altre partite è stato recepito subito, quindi secondo me può essere oggi un punto di partenza sicuramente. Allora, per concludere, uno dei tanti temi di questa stagione è stata anche la difficoltà che ha questa squadra di segnare. Ti volevo chiedere una tua opinione al riguardo, te che sei stato insieme a Moreo l'unico attaccante comunque ad aver segnato. Ti devo dire, più o meno mi riallaccio al discorso di prima, per gli attaccanti in generale il gol sicuramente è il pane, quando non riesci a segnare vedi tutto nero, quando inizi a farne uno, due, poi sa che, non so se la battuta quella del ketchup, la maionese, se era del Piero o no, sai a volte che vai, che non va, va spesso a vuoto e poi parte e vanno tutti insieme. Secondo me è un qualcosa, è emblematica. È emblematica e credo che sarà così, perché poi alla fine, come voi avete detto, se si vede le occasioni le crei. Quindi è tutto sicuramente legato anche a una questione un po' mentale che ti aiuterà nel momento in cui avrai un po' di continuità, cosa che non abbiamo avuto fino ad ora.